delle arti dei mestieri bolognesi non vengono mai nominati gli osti. Eppure, a un certo punto ci sono più osterie che panetterie, e quindi, perché il vino era pane in un certo senso. Arrivano a Bologna delle quantità di vino impressionanti, delle quantità spaventose, dei milioni di litri di vino di ogni anno, perché il cibo era scarso, non esisteva. Era nel 500, nel 600, nel 700, la gente moriva veramente di fame. E il vino era, costava poco ed era droga, era, faceva dimenticare, era, quindi poi la gente era diviso in due, c'erano i ricchi che morivano di gotta a 30 anni e i poveri morivano di fame a 29, insomma, era questo. E ci nasce il mito del mondo di Cuccaglia. Giulio Cesare Croce, questa carta storia di San Giovanni del Persiceto, che inventa il mito di Cuccaglia con i monti di Maccheroni, con sopra colate di parmigiano, le viti legate con le salsicce, insomma, e i fiumi di vino che corrono per il vino, soprattutto l'amore del vino. Nell'Ottocento c'erano i primi inurbamenti, molti dalla campagna vengono a lavorare in città a fare gli operai, e lì c'è la prima crisi di identità, gente abituata alla terra che si trova inurbata e frequenta un'osteria, perché poi d'inverno c'è la luce che in casa non sempre aveva i soldi per il petrolio eccetera, e c'è il riscaldamento che in casa non sempre ce l'avevano, e vino. E difatti i primi socialisti predicano contro le osterie, perché contro l'alcolismo. Un socialista, non mi ricordo chi, dice: scegliete il libro e non il litro. I fascisti naturalmente sono contro le osterie, perché codi sediziosi, codi di antifascisti, eccetera. E poi a poco le osterie arrivano a quelle che abbiamo conosciuto e che non ci sono quasi più, insomma, perché, come dicevo prima, sono stati sostituiti i vecchi gestori che facevano una vita da osti, insomma, praticamente sono stati sostituiti da giovani gestori che vogliono fare una vita diversa, vogliono sperimentare vini diversi, più costosi, più, e anche i cibi. E soprattutto in certe osterie ci sono dei signori con delle pianole assordanti che cantano, e magari anche bene, voglio dire, ma dove risulta che la conversazione diventa difficoltosissima, insomma, non si può parlare, non si può discutere, non si può. E quello invece, come diceva Claudio, la discussione d'osteria era, anche se i vocabolari sono tremendi, tipo d'osteria è un omaraccio, insomma, bestiale, discussione d'osteria, come direbbe, adesso direbbe da bar sport, insomma, perché l'osteria naturalmente erano discussioni favorite dal vino, il vino non sempre illumina la mente. No, ma assolutamente no. Il libro così.